Violenti temporali con grandinate e fortissime raffiche di vento si sono verificati nel tardo pomeriggio di martedì 6 giugno sulle vallate alpine, in Franciacorta e soprattutto nella zona orientale della pianura bresciana tra Leno, Ghedi e Montichiari. Una tromba d'aria di particolare violenza verso le 17 ha provocato gravi danni nella zona di Leno, dove nella frazione Castelletto, la zona più colpita, sono state divelte le reti antigrandine dei frutteti e portate dal vento a centinaia di metri fino sui tetti delle case. Le reti hanno ostruito anche le vie del paese, l'accesso alle case, ai box e ai parcheggi, al punto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Brescia per mettere in sicurezza la zona, verificare i cammini pericolanti, sistemare i tetti e le antenne, da cui sono state asportate dal vento parzialmente anche le coperture. La rimozione delle reti antigrandine ha richiesto tempi lunghi e molta perizia per evitare di danneggiare strutture abitative e i servizi pubblici, quali pali dell'illuminazione, torrette del gas e cabine telefoniche. Elevati anche i danni alle strutture industriali e rurali, soprattutto capannoni con coperture leggere, da cui sono stati strappati e portati lontano interi pezzi di Eternit e tavolame del sottotetto. Le operazioni nella bassa bresciana sono durate fino a circa mezzanotte. Fortunatamente non si lamentano danni a persone. Più contenuti invece i danni a mano il temporale si è spostato verso nord-est nelle vallate alpine, dove i danni maggiori sono stati provocati dalle piogge torrenziali e improvvise, con piccoli smottamenti di massi e terriccio, soprattutto nelle strade più periferiche di montagna.